Questo credo che sia l'atteggiamento che la Chiesa predilige e persegue. Allora, rimaniamo sempre in un ambito, come dire, di emozioni che hanno a che fare con la vita dello spirito. Siamo ancora all'interno del periodo, non delle vacanze, ma insomma in questo transito da un anno all'altro, le feste, Natale, e allora andiamo a Tarquinia. Ecco, qua abbiamo trovato un'immagine di Tarquinia, quella bellissima città che si vede correndo a velocità non sostenuta perché ci sono tanti autovelox sull'Aurelia. Ecco qua Tarquinia quest'anno, anzi da 3 anni, organizza un affollatissimo presepe vivente che ci viene a raccontare Silvio Rotatori, buongiorno, che ne è il direttore artistico. Allora, com'è nata questa esperienza che poi è diventata una vera e propria folla che caratterizza questo presepe? Allora, l'idea del presepe vivente è nata 3 anni fa. Eravamo un gruppo di 8-9 ragazzi. Dovremmo avere immagini, tra l'altro, che ci consentono anche di accompagnare le nostre parole con appunto quello che accade a Tarquinia. Quindi 8-9 ragazzi, poi si è andata man mano istituzionalizzando e è cresciuta sempre di più. Siamo arrivati a essere addirittura quasi 400 figuranti e considerando anche tutta la squadra di volontari che partecipano, che allestiscono e costruiscono le varie scenografie, diciamo che tutta la città di Tarquinia è coinvolta. Quasi 600 persone lavorano da agosto a questo evento gratuitamente, sia appunto costruendo e ricreando gli ambienti della Betlemme del primo secolo avanti Cristo, sia ad esempio per quanto riguarda le sarte, cucendo proprio tutti questi costumi, quindi quasi 400 costumi. È un modo, mi pare di capire, anche per coinvolgere l'intera città e attraverso cui la città si coinvolge. Esatto, è uno dei valori più importanti della manifestazione del presepe vivente, è proprio diciamo un valore sociale, aggregativo, che permette a tante persone di conoscersi, di stare insieme, di lavorare insieme e dall'altra parte di promuovere il proprio territorio. Ovviamente avete una scadenza, il 6 gennaio. Il 6 gennaio, conclusione in grande stile, con il corteo, con addirittura 3 dromedari che valcheranno le porte della città, i 3 magi che entrano a Tarquinia, accompagnati da la biga del film Il Gladiatore e 2 legioni romane, la Legio Decima e l'Imago Urbis di Roma, che quindi creeranno questa. Non ci sarà il gladiatore, non ce lo mettiamo. Però ce ne saranno tanti di gladiatori, come però i romani c'erano, quindi che dobbiamo fare? Ce li mettiamo nel presepe, ovviamente. Molti auguri allora per questo presepe, che ha la caratteristica di essere particolarmente numeroso questo, e di coinvolgere una città bellissima come Tarquinia. Noi vi diamo un'ultimissima notizia: al Teatro dell'Orologio di